vita dedicata alla promozione del dialogo e della pace. A ragione un incontro pubblico per ricordare Monsignor Cesare Zacchi: riforma della scuola e teoria del gender, tanto rumore per nulla. Fare chiarezza per evitare strumentalizzazioni. Fusione dei comuni in Casentino, il PD favorevole, ma l'ultima parola aspetta ai consigli comunali. Calcio il Questore Moglia smentisce l'US Arezzo. Ma è vietata l'amichevole con il Perugia. Ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione. Diffondere una cultura di tolleranza zero nei confronti degli episodi di violenza, incoraggiando il personale a segnalare prontamente episodi specifici e collaborando con le forze dell'ordine. Questa la politica scelta dall'azienda sanitaria retina per tutelare il proprio personale a seguito di episodi di violenza a danno degli operatori sanitari. Tre i punti chiave, l'elaborazione di un programma di prevenzione della violenza, l'analisi delle situazioni lavorative e la definizione delle misure di prevenzione e controllo e infine la formazione del personale. Sarà definito un programma periodico con questionari e interviste agli operatori sanitari con sopralluoghi nelle aree a maggior rischio. Verranno quindi adottate le misure preventive per eliminare i fattori di pericolo e sarà garantito un opportuno trattamento e sostegno psicologico ai sanitari vittime di violenza. Verranno organizzati corsi specifici inoltre per il personale. Una vita dedicata alla promozione del dialogo e della pace. A Oragiolo, un incontro pubblico per ricordare Monsignor Cesare Zacchi. Nella sua vita si è sempre impegnato per la promozione del dialogo e della pace anche in luoghi e momenti storici particolarmente delicati, come la gestione di quello che è considerato il periodo di più aspra contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica della guerra fredda, la crisi dei missili di Cuba. Stiamo parlando di Monsignor Cesare Zacchi, illustre figlio di Ortignano Raggiolo, piccolo paese del Casentino, la cui storia verrà ricordata domani pomeriggio, venerdì 21 agosto alle 17 presso i locali dell'Ecomuseo di Raggiolo, in occasione dell'anno centenario della nascita. Un'iniziativa ad un tempo civile e religiosa fortemente voluta da Monsignor Riccardo Fontana e sulla quale non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Ortignano, Ivano Versari. Tra i ruoli di altissimo onore ricoperti da monsignor Zacchi c'è appunto quello di incaricato d'affari ad interim dell'Annunziatura Apostolica a Cuba. Quindi fu nunzio della stessa dal 1960 al 1975 e successivamente presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica e canonico Vaticano. Monsignor Fontana ai tempi in cui egli stesso era allievo della Pontificia Accademia Ecclesiastica, l'istituzione romana che da oltre 300 anni forma i sacerdoti destinati al servizio della Santa Sede nelle rappresentanze pontificie, conobbe molto bene Monsignor Zacchi e lo ricorda con affetto e devozione. Ho avuto personalmente l'avventura di avere l'arcivescovo Zacchi come maestro di vita e superiore nella Pontificia Accademia Ecclesiastica e sarò lieto, durante l'incontro a raggiolo, di aggiungere al suo ricordo qualche elemento per ricordarne le doti sacerdotali, umane e diplomatiche. Alla commemorazione seguirà una messa in suffragio. La decisione era stata presa da alcune settimane, ma pochi giorni fa Papa Francesco lo ha annunciato personalmente al diretto interessato. Padre Natale Paganelli, già amministratore apostolico, è stato nominato vescovo di Macheni in Sierra Leone. Originario di Bergamo, il religioso e missionario è molto conosciuto anche a Castiglione Fiorentino per essere il principale referente progettuale di solidarietà in buone mani Ollus in Sierra Leone è una vera e propria sentinella di pace e di dialogo nel paese africano. A congratularsi con Padre Paganelli a Montecchio di Castiglione Fiorentino sono stati i membri dell'associazione di solidarietà con il presidente Don Giuliano Faralli insieme a Mario Agnelli, sindaco castiglionese e dirigente dell'Unione Sportiva Arezzo, al missionario ha donato maglie, ha donato maglie ed indumenti. <ride> Scusate ha donato maglie ed indumenti sportivi della società Avaranto per la popolazione locale. Riforma della scuola e teoria del gender, tanto rumore per nulla, fare chiarezza per evitare strumentalizzazioni. Attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Così recita il comma 16 della riforma sulla buona scuola, prendendo le mosse dal decreto legge del 14 agosto 2013, che a sua volta si soffermava sulla necessità di promuovere nelle scuole la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti fronti delle donne e la discriminazione di genere. Nulla di nuovo sotto il sole dunque, eppure tra i tanti motivi per cui la riforma scolastica targata Renzi viene criticata, c'è anche la paura, in questo caso immotivata, che faccia arrivare tra i banchi di scuola la cosiddetta teoria del gender, che recentemente ha dato adito ad un acceso dibattito anche sul nostro territorio. Nelle ultime settimane si è creato ad Arezzo un comitato cittadino per una raccolta firme contro la legge che tuttavia, come risulta dal testo, non tratta il tema del gender. Ad appoggiare sono stati gli assessori del comune di Arezzo Lucia Tanti e Tiziana Nisini. C'è la volontà di distruggere il concetto di famiglia, ma noi lo vogliamo difendere e tutelare, hanno dichiarato nei giorni scorsi. La replica è arrivata dai banchi del vicino di casa, la provincia. La demagogia è il peggior nemico di chi si trova ad amministrare la cosa pubblica, ha commentato la vicepresidente Eleonora Ducci. A dimostrazione della confusione che regna sulla questione, circola su Facebook e WhatsApp una catena di Sant'Antonio che negli ultimi giorni ha raggiunto anche il nostro territorio. Nel messaggio si avvisano i genitori di non firmare il patto di corresponsabilità che sarà loro consegnato all'inizio dell'anno scolastico. Con la vostra firma si legge: "Autorizzerete la scuola a impartire lezioni di gender ai vostri figli e non potrete più opporvi". In realtà, come è facilmente verificabile sul sito del Ministero di L'istruzione si tratta di un accordo tra scuola e genitori sugli impegni che docenti e studenti dovranno mantenere durante l'anno scolastico, con particolare riferimento alla condotta. Per arginare la commissione di temi è intervenuto è anche Marco possibile. Tarquinio, direttore Solo del quotidiano cattolico Avvenire. Di... Nella risposta ad una lettrice ha commentato: Credo che sia il caso di occuparsi dei problemi che purtroppo ci sono, senza sparare a bersagli sbagliati e con mira e mire, qualche volta sospette. Dopo un mese di agonia è morto Gastone Pagni, il cinquantenne ritrovato in fin di vita all'interno della propria abitazione in via del Saracino, figlio di un noto e stimato medico. Il 19 luglio scorso venne ritrovato all'interno del suo appartamento riverso a terra con numerosi traumi dovuti a un'aggressione. Fino ad ora non si conosce l'aggressore né il movente che ha provocato la selvaggia aggressione che ha costretto Gastone Pagni in coma. Fusione dei comuni in Casentino, il Partito Democratico favorevole, ma l'ultima parola spetta ai consigli comunali. La sconfitta alle elezioni comunali di Arezzo è solo l'ultima in ordine di tempo per il Partito Democratico locale, di una serie che inizia a essere un po' troppo lunga. Almeno per un territorio che vanta una solida tradizione rossa. Certo, l'elezione diretta del sindaco ha cambiato le regole del gioco e non è più possibile campare solo di rendita. Ed è pur vero che dietro ogni vicenda ci sono storie diverse con elementi specifici, ma il trend è abbastanza chiaro. Solo lo scorso anno il PD è riuscito a riconquistare la Valtiberina, dove hanno governato in quasi tutte le municipalità sindaci di centrodestra. Ha perso a Castiglion Fiorentino dopo una lunga e travagliata stagione. È stato vittima del ribaltone di Subbiano e della conferma di Bernardini a Bibbiena, una crisi che vede nel Casentino il prossimo terreno di battaglia. I problemi che ci sono stati in Casentino in quest'estate riguardano la gestione dell'Unione dei Comuni, cioè dell'associazione dei comuni di una parte dei comuni del Casentino. Rispetto a questo io credo che in questo turno dovrà essere presa delle decisioni importanti relativamente al futuro dell'assetto istituzionale del Casentino per cui o faremo funzionare l'Unione dei Comuni oppure l'Unione dei Comuni non ha senso che continua ad esistere così come la conosciamo. La crisi casentinese ruota in buona parte attorno all'annosa questione della possibile fusione di alcuni comuni. Un argomento sul quale la direzione provinciale del Partito Democratico ha approvato un documento l'11 luglio scorso, nel quale si indica la necessità di ridurre il numero dei comuni, lasciando però ai singoli consigli comunali l'ultima parola sulla loro opportunità e modalità prendo atto, non solo che il comune di Capolona e Castiglion-Fibocchi hanno deciso di fondersi e quindi eh, andranno al referendum, eh, nel, credo alla fine del, dell'autunno o, o la prossima primavera, per la fusione del nuovo comune tra Castiglion-Fibocchi e Capolona. Mentre registro la marcia indietro del sindaco Bernardini sulla prospettiva di fusione con il comune di Ortignano-Raggiolo, che invece ha presentato tutte le carte in regola alla regione, cosa che ancora non solo il comune di Bibiano non ha fatto, ma ha scritto di voler tornare indietro L'assessore regionale Vittorio Bugli ha reso noto che entro il gennaio del prossimo anno 98 dipendenti e due dirigenti della provincia di Arezzo diventeranno dipendenti della regione toscana. Rimarrà invariato l'inquadramento contrattuale e il compenso mensile dei dipendenti trasferiti, i quali, come previsto dalla legge del Rio, non subiranno modifiche fino al prossimo rinnovo. Da definire però c'è ancora il futuro degli agenti della Polizia Provinciale e del personale del Centro per l'Impiego e di quelli del CIMPA, l'agenzia che gestisce il servizio e le altre figure che a vario titolo collaborano con la provincia. In tutto si parla di circa altri 100 lavoratori. Aumentano gli incendi in Toscana ma diminuisce la superficie boscata media, media interessata. Questo in estrema sintesi il dato riguardante il 2015 dall'inizio dell'anno al 15 agosto messo a confronto con quello dell'ultimo quinquennio. Gli incendi sul territorio toscano sono stati fino ad oggi 303 per una superficie boscata di circa 226 ettari. Lucca la provincia più colpita. Se si analizza il dato dello stesso periodo degli ultimi 5 anni, il 2015 è in linea con il 2011 per numero di eventi, ma la superficie boscata è diminuita del 18%, 275 ettari contro i 226 attuali. Tra gli incendi più devastanti dell'anno in tutta la Toscana va ricordato quello che ha colpito il territorio di Caprese Michelangelo che ha mandato in fumo una superficie stimata di 20 ettari e di origine dolosa. Calcio il Questore Moia smentisce l'Unione Sportiva Arezzo mai vietata l'amichevole con il Perugia. La stagione sportiva deve ancora cominciare ma il periodo precampionato dell'Unione Sportiva Arezzo continua a far discutere e non solo per il mercato da completare la rosa da sistemare. Pochi giorni fa in una nota stampa la società di Viale Gramsci comunicava l'annullamento delle due amichevoli con Viterbese e Perugia. Nel primo caso, stando al comunicato, il veto era arrivato dal presidente giallo-blu Piero Camilli che aveva deciso che la sua squadra non avrebbe giocato contro l'Arezzo, formazione con cui non vuole avere niente a che fare. Non si è fatta attendere la replica del numero uno della Viterbese che ha spiegato che la gara non si disputerà solo per motivi logistici ed economici. Per quanto riguarda il match con il Perugia, i problemi evidenziati erano di ordine pubblico, considerando la storica rivalità tra le due formazioni. La società amaranto aveva dichiarato che la decisione di non far disputare la partita era stata presa di comune accordo dalle due questure, considerando la gara ad altissimo rischio. Un'altra versione è stata però riportata ai nostri microfoni dal questore di Arezzo Enrico Moia, che esprimendo serenamente la volontà di non alimentare i contorni della vicenda, ha affermato di non aver mai annullato la gara e di aver ricevuto la comunicazione della disdetta direttamente dallo staff dei Biancorossi. La partita è stata annullata per volontà, per quanto ci risulta, della società Umbra. Noi avevamo iniziato un percorso collaborativo con la Questura di Perugia, avevamo segnalato all'osservatorio come prassi alcune misure prudenziali, che erano quelle classiche di una limitazione della vendita al settore ospiti e probabilmente avremmo anche eh, richiesto... Valutando, era una valutazione che stavamo facendo, di poter anticipare la partita in un orario pomeridiano, non abbiamo neanche da, da portare avanti un discorso di, di, di situazioni di particolare criticità, anche per sottolineare, io sto qui da due anni, che il, il comportamento del pubblico retino, come lo dice la stessa società, ma sono i primi io ad affermarlo, nello scorso anno è stato esemplare, tant'è che non abbiamo registrato nessuna turbativa o criticità. Massima disponibilità da parte della Questura Aretina ad un eventuale confronto con la società Amaranto in vista del prossimo campionato che dovrebbe presentare un calendario ricco di cosiddetti derby toscani. Tornando al calcio giocato, gli uomini di Capuano scenderanno in campo sabato 22 agosto contro la Fortis Juventus mentre sabato 29 sfideranno il Prato. È con grande orgoglio che ho appreso della nomina del nostro direttore del MAEC di Cortona, Paolo Giulierini, alla guida in qualità di direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Con queste parole il sindaco di Cortona, Francesca Basanieri, ha commentato la nomina di Giulierini per 14 anni alla guida del museo dell'Accademia Etrusca Cortonese, decisa dal Ministero dei Beni Culturali. L'incarico napoletano diventerà effettivo solo tra alcuni mesi, ma Paolo Giulierini rimarrà comunque membro effettivo dell'Accademia Etrusca ed avrà sempre un ruolo importante nella città di Cortona. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.